Siamo alla periferia di Kiev, in uno dei villaggi che era stato occupato dall'esercito russo. È un territorio minato e da mesi va avanti lo sminamento grazie all'operazione e alla organizzazione non governativa HALO, impegnata in tutto il mondo, in Ucraina alla più grande operazione dopo quella dell'Afghanistan. Già nel 2014, quando si erano avuti i primi scontri in Donbass, era emerso il flagello delle mine. Con l'aggressione di tutta l'Ucraina, il problema è esploso. Ogni giorno si contano morti e feriti. Gli ospedali segnalano centinaia di mutilazioni agli arti. Un terzo dell'Ucraina è a rischio mine, a cominciare dalle aree che sono state occupate e poi liberate, oppure intorno a quelle dove corre la linea dei combattimenti, come è accaduto qui, nel villaggio di Makovskoe. Si smina a mano, con i metal detector, metro dopo metro, con una cura certosina. Oppure si ricorre a Robocat, il trattore scova ordigni, che però può saltare in aria se si imbatte in una mina anticarro. Le squadre di HALO sono al lavoro in un ex campo agricolo, dove tre operai della società elettrica sono stati feriti dalle mine. Gli sminatori sono uomini e donne, un terzo le donne che collaborano con la ONG. Sono ballerini, avvocati, insegnanti, che spesso sono rifugiati in fuga dall'est e dal sud dell'Ucraina sotto i continui attacchi russi, senza lavoro, e per loro la caccia agli ordigni è al tempo stesso vocazione e necessità.